Vitali e Fausto Coppi. Chi è il più grande corridore del mondo di tutti i tempi? Avanti, Gino, dillo. Fausto Coppi. Gino Bartali. Tu hai detto? Fausto Coppi. E Coppi ha detto? Gino Bartali. Gino Bartali. Bravi, complimenti. Io ho visto, lui ha avuto tante corse. Campione del mondo, Giro di Francia, è stato campione del record del mondo. Ha fatto tante cose, per forza, io Fausto lo riconosco il più forte. Ma tu dici, ma pensa un po' tu, hai vinto tante cose, hai vinto il Giro d'Italia, il Giro di Francia, dopo 10 anni. Sì, ma non ho vinto il campione del mondo. Dai, l'uomo di ferro. Sì, l'uomo di ferro, un po' arrugginito, ma niente, ma te sei stato più forte. Quanto siete carini tutti e due, veramente mi commuovete. Ma veramente con questo scambio di complimenti, però come avete sbagliato prima? Perché secondo i giudizi della stampa il corridore attualmente più forte del mondo è Rick Van Looy. La prima domanda. Perché va Looy, lo dice la stampa. Lo dice la stampa, no. Non ti va bene, manco quello, no. Lo dice la stampa, via. Ah, ovvio. Allora, adesso, invece, la domanda di adesso, la risposta è semplice, perché non è né Coppi, né Batti, ma il più grande corridore di tutti i tempi è Alfredo Binda. E chi è Binda? Oh, Gino, non dico, non scherziamo mica. No, stai calmo. Sì, va bene. Ma in questo momento, fra l'altro, è anche il commissario tecnico della Nazionale Ciclistica Italiana. A proposito, tu che ne pensi di Alfredo Binda come commissario tecnico? Senti, io penso che è stato un grandissimo campione. Sì. Però adesso è un gregario di lodoni. Un gregario. E tu che ne pensi di Alfredo Binda come commissario tecnico? Beh, io penso che Binda, dato che è appassionato, sì, suona la tromba, è un ottimo suonatore di tromba. Alle sedie, via, tutte e due alle sedie. C'eravamo tanto amati per 20 anni dopo più. C'eravamo pizzecchiati sui giornali e la TV. Per un giorno ci incontrammo, quale scherzo del destino. Perché insieme riparammo presso il santo pellegrin. Affinati i ghiribizzi, siamo avvinti io e te. Come lei e la pizzi. Come zucchero e caffè. Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano, e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Ti ricordi quella volta che ti ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai, mio comandante, nel vedermi pedalar? Ti dirò, seduta stante, che è tutto da rifar. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva.